Si parla tanto di quelle splendide interfacce vocali, eppure io da sempre comando il computer con la voce. E aprimi sto maledetto sito, disgraziato! Ma la voce è importante, come quelle volte che arrivo dal cliente, mi siedo davanti al PC e premo il pulsante di accensione. Allora, bello, fammi vedere che è successo. Il cliente si allontana disperato, ecco, lo sapevo, questo pure ci parla col computer. Ma anche lei ogni tanto deve parlarci col computer, poi ogni tanto gli porta dei fiori, o qualche regalino, un po' di coccole. Magari quando lo spegne gli dà anche il bacino della buonanotte. Voi ridete, vero? So per certo che qualcuno m'ha preso sul serio, però! Le parole... ah, le parole... Quando mi capita quel cliente che sa appiccicare 4-5 termini informatici con un minimo di senso e mi dimostra di sapere che sì, il computer si accende premendo quel pulsante con scritto Power, e poi è capace di spegnerlo tirando la spina dal muro. Sì, dai, quello che sa sparare quei 4-5 tecnicismi sono le mie vittime preferite per scaricare la tensione. E poi succede anche che mi prendono sul serio, ve l'ho detto. Ecco, ora mi piacerebbe anche raccontare qualcuna di queste supercazzole, ma purtroppo devo continuare a lavorare. Su questo computer il client di rete ha provocato un conflitto interno con la sezione pacchetti dell'interfaccia USB. Adesso non si riesce ad aprire la finestra del BIOS senza rischiare di intaccare la sezione di alimentazione del chipset, provocando errori sul modulo di gestione degli smottamenti di massa della RAM che potrebbero influenzare gravemente l'hard disk. Non avete capito nulla? Niente paura, nel giro di un paio di scan disk sarà di nuovo tutto operativo. Ciao a tutti e alla prossima! È facile con il foglio, c***o!